RLB. Radioattiva. 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 RLB. Radioattiva la notizia. RLB Radioattiva, radioattiviamo le notizie. Allora, come abbiamo già anticipato, abbiamo parlato questa mattina, Edoardo lo ricordiamo. Certo, con il rappresentante dell'OIPA che si costituirà parte civile in questo processo che vedrà coinvolti quattro giovani di San Gineto che hanno torturato e ucciso un cane. Che peccato questa mattina andare a San Gineto, che è una delle più belle zone, una perla straordinaria, e di anno in anno diventa sempre più bella San Gineto, e parlare con un disponibilissimo sindaco di questa vicenda. Però torneremo sicuramente a parlare con lui anche di altro. L'avvocato Michele Guardia, che è il sindaco di San Gineto. Buongiorno sindaco. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, è una situazione insomma grave quella che è accaduta insomma qualche tempo fa relativamente a questi quattro ragazzi che hanno torturato e ucciso un cane. L'OIPA chiede da parte sua una presa di posizione in merito a questo, perché insomma l'OIPA sottolinea il fatto che lei abbia dichiarato che questi ragazzi comunque dovranno essere puniti, però si pensa anche ad una sorta di recupero in qualche modo del loro comportamento poco civile, chiamiamolo così, perché di peggio potrei dire. Sì, sicuramente è stato un episodio che ha lasciato attonita l'intera comunità, come ho spiegato. San Gineto è un piccolo paese, ci conosciamo tutti, io conosco i ragazzi, conosco le famiglie. Mm. Si tratta, come ho sottolineato, di un episodio isolato, per fortuna, no? Quindi non è che San Gineto va nelle cronache, cronaca nera, diciamo, spesso. E quindi è un episodio che va condannato, l'ho ribadito in tutte le sedi, va condannato, però siccome l'Italia, lo sottolineo, l'Italia è uno Stato di diritto, quindi l'eventuale pena mira al recupero delle persone, ma questo in generale anche per reati molto gravi come l'uccisione delle persone, no? Se ne sentono di tutti i colori in giro. Sì. E quindi questo ho sottolineato io. C'è una sorta di accanimento, lo riconosco. Mm-hmm. Ma io sottolineo che comunque i ragazzi hanno capito l'errore che hanno fatto, gravissimo. Poi la giustizia, ho detto io, farà il suo corso. Ma il sindaco che cosa può fare? Beh, l'OIPA chiede che... la domanda. Allora... L'accanimento adesso nei miei confronti. Non è da parte nostra. No. Abbiamo voluto sentirla proprio per questo. Non c'è un accanimento nei suoi confronti. E quello che chiede magari l'OIPA, io lo leggiamo... Quello che tendo a sottolineare, lasciatemelo dire, che praticamente il processo ancora non si è fatto. Mm-hmm. E ancora c'è qualcuno, no? Che io ricevo mail tutti i giorni, devo dire la verità, anche le pagine Facebook, che fanno capo a me, diciamo, sono invase. E devo dire la verità, alcuni messaggi sono molto forti. Sì. Alcuni di questi meriterebbero una querela da parte mia, perché comunque molte persone ce l'hanno con me come sindaco. Il sindaco fa un intervento, condanna il gesto, però visto che c'è una giustizia, ci sono delle autorità preposte ad dar corso a quello che è accaduto, io non capisco perché anticipare un qualcosa che deve arrivare, deve ancora avvenire. Non è che il sindaco ha detto non si costituirà parte di io ho detto semplicemente una frase: la giustizia farà il suo corso. Siamo d'accordo. Su questo siamo d'accordo. Quello che le volevo chiedere, sindaco, è: ma lei che ha detto di conoscere comunque questi quattro ragazzi e anche eventualmente i familiari, ma questi ragazzi, se possibile, come si sono giustificati? Se è possibile giustificarsi davanti a un gesto di una crudeltà inaudita come questo? Guarda, i ragazzi hanno riconosciuto l'errore, è stato sicuramente un episodio bruttissimo. Sono pentito, io ci ho parlato già un paio di volte, addirittura anche ieri. Ma forse potrebbero scusarsi almeno. Sì, sicuramente lo hanno fatto, però sono ragazzi, comunque sono rimasti così male, comunque sono giovani, no? Che tutto questo clamore intorno a loro, diciamo, li ha un pochettino spaventati. Però questo io non voglio giustificare, lo voglio sottolineare, io non giustifico. Il gesto è un gesto che va condannato, è un episodio che va condannato, è gravissimo. E come si è verificato,
con tutte, diciamo, le azioni che si sono evolute intorno a questo episodio. Io lo sottolineo, il gesto è un gesto gravissimo, la comunità di San Gineto condanna il gesto. Quello che non condivido io è la gogna mediatica, no? Nei confronti del mio paese. Certo, no, il suo paese. Che poi allargano il discorso ad altre situazioni. Voi fate informazione, io non penso che San Gineto è andato nell'altare della cronaca per altri episodi neri, no? No, ma sindaco, sì, mi scusi, abbia pazienza, ma qui la madre dei cretini è sempre incinta, ma questa è una cosa diversa. Insomma, San Gineto, abbiamo avuto modo di parlare di San Gineto tante volte, ma sicuramente non per riconducibile a questo tipo di cose, piuttosto adesso siete agli inizi. Sì. Ne approfitto anche per dire, e questo lasciatemelo passare, addirittura si è parlato di mafia, cioè io ho letto delle mail scandalose, veramente scandalose. Cioè, non esageriamo, manteniamoci nei limiti di quello che è accaduto, perché in Italia succedono cose, mi lasci passare, anche più gravi. Certo, su quello non abbiamo dubbi. Questo risalto, questa gogna mediatica nei confronti della mia comunità, a prescindere dal sindaco, comunque il sindaco nel momento in cui una persona si presenta, si espone al pubblico, deve anche accettare quelle che possono essere le critiche negative, no? E quindi questo non è un problema, però etichettare il mio paese come un paese di mafiosi io non ci sto. Ma no, assolutamente, ma no, no. Però quello che ci piacerebbe vedere, insomma, è che questi ragazzi vengano puniti per quello che hanno fatto, perché non è una cosa che si fa, ecco. Ma sicuramente, però fare il processo alle intenzioni, la giustizia, come ho detto, certo, sarà il processo si è fatto? No, ancora no, è vero, è vero. Accusare una comunità, un sindaco, di immobilismo su un episodio del genere, che ancora il processo si deve fare. Vabbè, allora, la prossima volta vuol dire che li frusterà, così faremo contenti. O magari ci veniamo noi. Faremo contenti la comunità di Facebook. Quello che dicono, comunque hanno fatto anche il riferimento all'articolo del codice penale, io faccio pure l'avvocato, tra l'altro, svolgo questa professione, quindi so determinate cose, no? Però voglio dire e sottolineo, il processo ancora non si è fatto, i ragazzi comunque verranno giudicati ed eventualmente puniti per quello che hanno fatto. Noi ce lo auguriamo. Però, sindaco, quello che dico io, no, siccome, e sottolineo, l'Italia è uno stato di diritto e la pena in Italia mira alla rieducazione a qualsiasi reato venga svolto in Italia. Sì. Nel momento in cui uno viene condannato, il fine della pena è la Bene, comunque, insomma, mi scusi sindaco, io ho anche qualche tempo radiofonico, lei capirà quello che le volevo dire. Sa che tra qualche giorno ci sarà una manifestazione lì nel suo territorio, una manifestazione sicuramente pacifica, però mi auguro roboante contro questo gesto, lo sa, insomma, immagino che questa cosa qui ha catalizzato. Ma io l'ho letto sui giornali di una cosa del genere, non sono stato interpellato nessuno per eventuali partecipazioni né per eventuali autorizzazioni in merito, anche questo fa capire che comunque voglio sperare che sia una cosa, diciamo, pagina. Ma sì, altrimenti si metterebbero tutti allo stesso livello e mi auguro proprio di no. Io la ringrazio, lei è sindaco di una perla che abbiamo, ce la tratti bene, perché noi ogni anno veniamo sempre da quelle parti, sono tutti i giorni. Grazie tanto. Grazie, una buona giornata. Buongiorno. Ci tengo a sottolineare che nel caso del genere parliamo sì di violenza, no? Sì. Io condanno ogni forma di violenza, però. Perfetto. Non certo, quella che e ci mancherebbe altro, è stato di specie sugli animali, ma sono condannate, come giusto così, ogni forma di violenza. Voglio concludere, diciamo, evidenziando questo aspetto, ecco. Grazie mille, una buona giornata. Buongiorno. Grazie. Buongiorno.